Chiudiamo la nostra edizione del TGN con una notizia particolare, perché l'Istituto Freud di Milano vince un premio importante, il Girls in STEM Award, un premio a cui hanno partecipato migliaia di ragazzi. Una delle studentesse dell'Istituto Freud, Arianna Severo, ha realizzato un distributore automatico molto particolare per celiaci e persone intolleranti al lattosio. Sentiamo nel servizio tutti i particolari. Si chiama Arianna Severo, ha 17 anni e studia all'Istituto Freud di Milano. La sua è una storia particolare di successo. Da un problema vissuto personalmente, la celiachia, ha trovato lo spunto per una soluzione utile per la collettività e per chi soffre di questa patologia e spesso non trova con facilità l'alimento corretto. Grazie alla mia scuola, nonostante questo difficile periodo di lockdown, ho partecipato insieme ai miei moltissimi compagni d'istituto ad un interessante e importante progetto di alternanza scuola-lavoro, quale è GA Impresa in Azione, che ogni anno dà la possibilità a moltissimi studenti di creare delle vere e proprie start-up. Il modello concreto di questo distributore dedicato alle persone intolleranti al glutine o al lattosio non è ancora stato realizzato a causa del lockdown, ma Arianna, studente del terzo anno dell'Istituto Freud, ha già messo in bacheca il premio Beats Factory promosso da Fondazione Coca-Cola HBC Italia, insieme ad altre quattro studentesse nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Un progetto a cui hanno preso parte 11.000 studenti. Questo mi darà la possibilità di partecipare a di mentoring a distanza e di visitare la sede della Coca-Cola a Nogara, in provincia di Verona. Grazie alle capacità di adattarsi ad ogni situazione della mia scuola, ho proseguito le lezioni in maniera molto efficace, senza alcun intoppo, e soprattutto ho avuto anche la possibilità di partecipare ad interessanti progetti, come appunto è stato quello che ho appena spiegato.